Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi parlo di tutti i mascara Maybelline che sono riuscita a trovare nel periodo. E quindi abbiamo il The Colossal Carl Burns, The Falsies Volume Express, questo qui, Seal Sensational oppure Lash Sensational. Poi abbiamo sempre fatto con questa forma il The Colossal Goal Extreme. Altra cosa, il Sky Eye, che era molto chiacchierato e quindi volevo assolutamente provarlo. E per ultimo il Falsies Lash Lift Ultra Black. Allora, direi di non andare oltre ed togliere mano perché così vi dico anche i prezzi, iniziare a parlarvene. Allora, il primo di cui vi parlo è questo Sky Eye. Fatto così, adesso vi mostro l'applicatore, 7,2 ml per 12,90 euro. Stiamo parlando sempre di mascara da prezzo accessibile. L'applicatore è questo, fatto così, e infatti dovrebbe allungare. Dice di ciglia sensazionali Cosmic Black. Infatti non è un extra black, ma un Cosmic Black. Si vede dalle prime passate, si vede subito, ma è inutile che ve lo parlo così. Guardiamo la clip con l'applicazione. Avete visto anche voi, cioè si vede bene. Queste setole sintetiche in silicone, sono setole in silicone, dentine in silicone, belli morbidi. L'applicatore è bello morbido, acchiappa bene le ciglia ad ogni passata ed si vede bene il prima e il dopo. Si possono fare diverse passate, durante il giorno non si aggrappa, non crea grumi, non si sgretola, dura tanto, si strucca bene. Mi è piaciuto davvero tanto. Per me ha mantenuto tutte le promesse ed è rimasto a livello di mascara molto più costoso, quindi mi è piaciuto davvero molto. Assolutamente approvato. Andiamo avanti. E il prossimo di cui vi parlo è questo The Falsies Volume Express. È questo qui, il viola. Vi mostro l'applicatore, intanto vi dico 9 ml, 11,99 euro. Aspettate, mi stanno cadendo gli altri mascara. Ok. Allora, applicatore, eccolo qui, è particolare. Vedete, non è proprio la classica banana, è piatto. Tolgo l'eccesso. È una banana. Allora, lì, è una banana piatta. Ecco, così si vede bene. È una banana piatta, ma è particolare, ma mi sono trovata bene perché le setoline sono belle morbide. Ed prende bene le ciglia, riesco a farle ruotare mentre le alzo ed è quindi si colora bene. Ha un bel effetto volume ed allo stesso tempo è anche un po' allungante. Diverse passate, si vede bene, non crea grumi, non si spezzetta durante la giornata. Ma ehi, e la clip dove ve la faccio vedere? Clip. Thank you.
Stavo dicendo, non si spezzetta durante la giornata, si strucca bene con un oleoso o un burro. Mi è piaciuto. Cioè, io non lo so, adesso così non ricordo tutti i mascara, ma cavoli, per adesso Maybelline. Complimenti, complimenti davvero, perché prezzo più che onesto ed mi stanno piacendo davvero molto. Ma stiamo solo al secondo, andiamo avanti. Ed eccoci qui, andiamo avanti con Karl Bones, The Colossal, vi dico la quantità, che è un 10 ml, è very black il colore, 12,99 euro, fatto così. E l'applicatore è questo, più banana classica, è già più tonda, la richiama molto di più. Allora, questa volta me lo ricordo, clip. Ecco, ve lo vedete subito, non è un mascara da applico e vado a lavorare, oppure applico e esco. Va lavorato, però va lavorato, non macchia, abbastanza facile da utilizzare, quindi ci vuole un po' di passate perché si veda bene il risultato, ma l'effetto c'è. Non essere velocissimi, ma si funziona bene. Oltretutto, l'effetto c'è, si vede bene volume, ma anche lunghezza, come avete visto. Dura tutto il giorno, non si sgretola, con una leggera lacrimazione non si scioglie, si rimuove con un struccante burro o d'olio, con l'acqua micellare o il bifasico, l'acqua micellare non ne parliamo, ma il bifasico ho fatto un po' più fatica, però funziona, cioè mantiene le promesse, mantiene le promesse. Complimenti davvero, ma noi continuiamo ad andare avanti perché non saranno mica così tutti fantastici, no? Infatti non sono tutti fantastici. Questo è The Falsies Lash Lift Ultra Black, 9,6 ml, 13,99 euro. Questo è l'applicatore a clessidra, quindi fa volume e lunghezza. Non sono tutti fantastici. Di più, guardate la clip. Allora, questa mascara va lavorato, non ha un effetto immediato, va lavorato un pochino e ci vuole un attimo di pazienza, ma stratificato con diverse passate ha un effetto wow e l'avete visto. Volume, lunghezza, resiste tutto il giorno, non si sgretola, non crea grumi, si rimuove con olio o burro. Cos'altro vi devo dire? Signori della Maybelline, se volete pagarmi, deve che questi li ho provati, li ho pagati io, grazie. Sarebbe anche caso, ma continuiamo. Sarà davvero così? Tutti wow, la Maybelline non ha sbagliato proprio niente? Proviamo per quello che ho testato io e vediamo. Andiamo con il The Colossal Goo Extreme Later Black Perfector. Quindi è un effetto volume estremo e effetto volume estremo. Allora,
quantità, la leggo che è meglio, 9,5 ml, 17,49 euro. Extreme, io mi aspetto, aspettate che vi mostro l'applicatore, che già nel manico è abbombato e l'applicatore è questo. Particolare perché è fatto a freccia, sì, punteruolo. Bello. Allora, le setole sono un po' rigide, però non danno fastidio durante l'applicazione. Mi aspettavo un risultato estremo e invece è stato abbastanza, sì, mi piace, ma niente di eclatantemente estremo. Ma guardiamolo nella clip. Allora, avete visto anche voi? L'effetto c'è, effettivamente ha bello volume, si vede anche la lunghezza, questo è volumizzante, esatto, bel volume, si vede anche la lunghezza che io adoro quando si vede la lunghezza bella presente. Sì, fa il suo lavoro, dura tutto il giorno, non si sgretola, non crea grumi, io odio i mascara che si sgretolano, oppure che quando faccio così col mascara mi resta in mano i pezzetti. Ecco, è una cosa che odio, questo non lo fa. Mantiene le promesse, ne ho provati di migliori, anche solamente qui, ma comunque sia, funziona, funziona. Diciamo che costa di più degli altri, ma funziona meno. A questo punto scegliete gli altri, proprio proprio, però effettivamente mantiene le promesse. E concludiamo questa carrellata con questo che è il Lash Sensational Full Fun Effect. Questa è la versione waterproof, è quello che ho trovato. Però c'è anche la versione classica. Allora, 9,4 ml, 13,49 euro. Applicatore, eccolo qua. Setole sottili, la parte sopra è un pochino più lunga, quella sotto un po' fatta banana, si applica bene, si lavora bene e questo effetto leggermente arrotondato, sì. Va a spingere sulle ciglia durante l'applicazione per un effetto allungante anche. Allora, intanto clip. Poi vi devo dire una cosa, questo è intanto questo mascara e mi piace, fa un bel effetto, si lavora un attimino, durante l'applicazione andate a tirare sulle ciglia, fa anche un sì, ciglia sensazionali, ci sta perché la chiappa bene ed è dura a lungo, davvero tutto il giorno, questo poi è la versione waterproof, non si sgretola durante la giornata. La versione waterproof che è questa, si fa fatichissima a rimuoverla. Allora, acqua micellare, lasciate perdere. Bifasico, lasciate perdere. Olio o burro? Allora, io ho provato sia con l'olio sia con il burro. Bisogna usarne uno
e poi rimuovere, finire di rimuovere i residui con qualcos'altro. Io mi trovo bene con l'olio che lo scioglie e poi dopo rimuoviamo i residui perché restano dei residui, almeno a me, tra una ciglia e l'altra alla base e vado con il bifasico per rimuovere tutto. Uno solo, io non ne ho trovato uno talmente potente da rimuovere tutto. E forse è un bene perché forse rimuove troppo. Comunque, la versione waterproof. Potete andare tranquillamente in piscina perché davvero è waterproof, assolutamente. E con questo abbiamo concluso la carrellata dei mascara Maybelline. Mi è piaciuto iniziare queste, soprattutto dei prodotti che trovo ad esempio nei supermercati o nei negozi per le pulizie di Gotà, saponeria ed comunque beauty, ma anche online tranquillamente. Mi piace perché sono prodotti che, e penso di farlo anche con altre marche, adesso devo riuscire a raggrupparli un po', perché sono alla portata, a mio avviso, di tutti, facilmente anche scontabili, ed bisogna vedere se mantengono le promesse o meno, perché spesso ci sono mascara di marca, anche famose, costosi, davvero costosi, con risultati più scadenti di questi. In questo caso mi è piaciuto molto testare questi prodotti, ma fatemi sapere anche voi quale vi è piaciuto di più, quale magari utilizzate, quale avete provato, quale vi incuriosisce di più provare e perché no. Fatemi sapere tutto, io spero sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!